Ultimo quarto dal Palaelettra di Pescara, Amatori Pallacanestro Pescara Dynamic Venafro, ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. Maglia nera la formazione ospite del Venafro, in maglia bianca la formazione pescarese che è in vantaggio per 66-43 in una gara che finora ha avuto un andamentale abbastanza lineare, con i pescaresi sempre in vantaggio, un vantaggio che tra secondo e seconda e terza frazione è oscillata sempre intorno ai 20 punti, in alcuni frangenti è andata anche oltre. Venafro che ha giocato molto male contro la difesa schierata con bassissime percentuali al tiro, che però ha cercato di mettere in difficoltà, come in questo momento, con in difficoltà i pescaresi con il pressing. Infatti Tamburini va a segnare il primo canestro della quarta frazione. Venafro quindi che si affida al pressing e Pescara che cerca di superare questo scoglio, l'ha fatto con difficoltà. Comunque un evento questo che non ha mai intaccato il vantaggio pescarese. Prova da due, Bini sbaglia, Bini gioca, ripeto, gravato da quattro falli già dalla seconda frazione. Tamburini da due, segna, 14 punti per lui, 66-47, pressing a tutto campo per Venafro. Bini, in campo anche Mattias Di Marco, prova dall'angolo, no, finta di tiro per Di Carmine. Timperi da due, il tiro è corto, il rimbalzo è controllato dal Venafro. In campo una formazione inusuale per Pescara che ora si accinge a mandare in campo anche Cristian Difonso, e c'è il fallo di Di Carmine sull'entrata di Petrazzuoli, quindi rimessa laterale per Venafro. 66-47, 8 minuti e 32 alla conclusione, netto vantaggio di Pescara. È uscito tra gli applausi Marco Timperi, al suo posto Cristian Difonso per aiutare evidentemente Raiola nel portare avanti la palla sul pressing. E ora c'è il fallo sanzionato a Mattias Di Marco con il numero 55. In lunetta Ferraro, di gran lunga il migliore dei suoi finora, autore di 18 punti. Dicevo, una partita che comunque è stata sempre saldamente in mano alla formazione di casa, che è stata più precisa nel tiro, più presente significativamente ai rimbalzi, ha sofferto un po' il pressing della formazione ospite, ma comunque, ripeto, il vantaggio dalla seconda frazione è oscillato sempre intorno ai 20 punti e non è mai sceso al di sotto di quel livello. Vedete azioni molto veloci, si cerca di andare rapidamente alla conclusione soprattutto da parte del Venafro per cercare di recuperare lo svantaggio. C'è una ottima conclusione di Lovatti che guadagna anche in questo caso il tiro libero supplementare per aver segnato su azione di tiro. E intanto Salvemini rimanda in campo Emidio Di Donato e rileva Matteo Bini a 8 minuti e 9 secondi dalla conclusione. In lunetta c'è Lovatti, Fabio Lovatti, playmaker titolare della formazione del Venafro, che realizza questo tiro libero. Ecco, vedete come in questo momento Pescara si è attrezzata per superare il pressing. Ed ora c'è il fallo di Petrazzuoli su Di Donato che aveva fintato il tiro a canestro e poi ha costretto Petrazzuoli a commettere fallo. Di Carmine, prova da due, Raiola segna, 7 punti per il capitano, 68 Pescara, 51 Venafro. Lovatti contro Raiola, il blocco di Ferraro, prova da tre e sbaglia la conclusione Lovatti. Può tornare in avanti l'Amatori con Stefano Raiola. Di Donato, sotto mano
segna Emilio Di Donato il suo 20° punto a 7 minuti e 5 secondi dalla conclusione dell'incontro, 70 Pescara, 51 Venafro. Brusiello, entrata sotto mano, sbagliato, pallone finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato Ferraro in fase di rimbalzo e quindi la rimessa è pescarese e c'è il solito pressing a tutto campo disposto dall'allenatore Mascio, pallone che finisce fuori su deviazione di Tamburrini, quindi rimessa in attacco per Pescara, sono 19 i punti da tutelare per Pescara a 6 minuti e 40 dalla fine dell'incontro, siamo, ripeto, nella quarta e decisiva frazione di Amatori Pescara Dynamic Venafro. Difonso, Raiola prova il lungo tiro di ottimo, grande rimbalzo Di Donato, veramente Emilio Di Donato superlativo questa sera, 72 a 51 più 21 Amatori, 6 e 12 da giocare. Tamburrini, sempre uno dei più attivi dei suoi, comunque il tiro non va a buon fine, viene premiata quindi la difesa pescarese, 72 Pescara, 51 Venafro. Di Donato prova da tre e segna ancora, 25 punti per Di Donato, grandissima prestazione per Emilio Di Donato, sicuramente il migliore oggi per questi Amatori. Petrazzuoli pescato sotto canestro in semigancio, non si lascia sfuggire l'occasione, quarto punto per lui, si infrange sul pressing la rimessa di Raiola che poi è costretto anche a commettere fallo su Tamburrini, tiro libero supplementare, lunetta Tamburrini, sostituzione Venafro, esce Brusiello, rientra con il numero 7 Coluzzi, 75 a 55 ma in lunetta la possibilità di segnare il tiro libero per Tamburrini, Mario Tamburrini, classe 94, e segna Tamburrini, 17 punti per lui, 5 e 25 da giocare, vedete il pressing a tutto campo del Venafro, poi a branca Di Marco, in questo momento Polonara è in panchina ed ora la difesa individuale del Venafro, perde palla Di Donato, Lovatti, passaggio dietro la schiena per Tamburrini che però poi non riesce a controllare il pallone e quindi pallone che finisce fuori, possesso che passa alla formazione di casa, ultimi 5 minuti esatti di gioco, Pescara più 19. Difonso contro Coluzzi, blocco di Di Marco, entrata dal fondo, arresto e tiro per Di Donato che però questa volta sbaglia il tiro da due, la replica del Venafro, Lovatti, Lovatti contro Di Marco e poi viene battuto Di Marco in entrata, 17 punti per Lovatti. Difonso pressato, Raiola, Tamburrini, no, viene sanzionata una perdita di possesso per Stefano Raiola che non è d'accordo sulla decisione arbitrale, 75-58, dà quantomeno fastidio questo pressing attuato dalla formazione ospite nel tentativo di recuperare uno svantaggio che comunque è ampio in questo momento di 17 punti, 75 a 58, 4 minuti e 12 ancora da giocare. Ferraro, 21 punti per lui, 75 a 60, si è assottigliato il vantaggio pescarese, si è ridotto tra virgolette a 15 punti, 75 a 60. Pescara in avanti, Di Donato ci ripensa prima di tirare. Difonso, il tiro balla sul ferro,
e vediamo a chi viene sanzionato il fallo, al numero 17 Petrazzuoli, quindi possesso pescarese, 3 minuti e 36 secondi da giocare. Prova da 2 Di Carmine, il pallone balla sul ferro, poi comunque è recuperato dalla formazione di casa, e nell'azione Ferraro commette il terzo fallo, che è il quarto appunto di squadra, quindi entrambe le formazioni a questo punto hanno superato il bonus dei 4 falli. 3 minuti e 30 da giocare, da 3 Stefano Raiola, 10 punti per lui, 78-60, più 18 Pescara, ultimi 3 minuti di gioco dal Pala Elettra. Amatori Pescara, Dynamic Venafro, 8ª giornata di ritorno nel campionato di Serie B. Coluzzi, finta, conclusione, pallone che balla sul ferro e quindi può recuperare Pescara. Stefano Raiola, bellissimo l'assist sotto canestro, non riesce per un niente su Di Carmine, ma ci pensa poi Di Donato a segnare il suo 27esimo punto. Ripeto, la grandissima prestazione di Donato che riporta sull'80-60, quindi Pescara che torna a più 20 a 2 minuti e 30 dalla conclusione della gara. 2 minuti e 30, potremmo dire partita virtualmente finita, anche se qui perde palla Di Fonzo sul raddoppio e va a schiacciare Tamburrini, 19 punti, secondo realizzatore della propria formazione, autore anche lui di un'ottima partita. Prova da 2 Stefano Raiola, il tiro è corto ma si recupera il rimbalzo, poi serve in angolo Di Carmine che prova da 3, il tiro è sbagliato, il tap-in di Donato che però viene colto in azione di fallo sull'avversario che aveva sotto canestro e quindi manda in lunetta Petrazzuoli, terzo fallo per Di Donato. Esce tra gli applausi il capitano Stefano Raiola, rientra Timperi, esce Di Donato, 14 con il numero 14, finora autore di 27 punti, di gran lunga il miglior realizzatore, va in lunetta Petrazzuoli con il numero 17, quinto punto per lui, 80-63, 2 minuti e 5 secondi, partita che ha preso già una propria destinazione favorevole alla formazione di casa. Intanto c'è la sostituzione, anche Mascio manda in campo i propri atleti più giovani, in campo Cotugno con il numero 18 e Cancelli con il numero 20, richiama Ferraro, migliore dei suoi con 21 punti, quindi si stanno per spegnere le luci su questo incontro che ha visto Pescara sempre in vantaggio fin dalle prime battute, utilizzando anche i suoi atleti più giovani. Prova a smarcarsi Bini e Di Forza va a segnare il suo 6º punto, Matteo Bini, e porta a più 18 Pescara, 82-64, 1 minuto e 40 da giocare. Giovanissimo Cancelli, classe 99. Tamburrini sbaglia, il rimbalzo è di Bini. Praticamente in campo le formazioni hanno mandato in questo momento tutti quelli che non erano nel quintetto base all'inizio della partita. 1 minuto e 19, Di Carmine, Bini, prova da 3, Matteo Bini segna la tripla. Bini, buon tiratore da 3, soprattutto dall'angolo, e riporta Pescara a più 21, 85-64. Intanto Mascio richiama anche l'ottimo Tamburrini e rimanda in campo Colussi. Perde palla Bandera con il numero 13. Azioni confuse, si perdono palloni dall'uno e dall'altro lato. E comunque siamo nell'ultimo minuto, 45 secondi, quindi possiamo dire che l'Amatori Pescara nell'ottava giornata di ritorno si aggiudica nettamente la gara interna con Venafro. Intanto c'è il canestro di Carmine, quarto punto per lui,
Pescara che si aggiudica, diciamo, agevolmente. Pescara che è stato sempre in vantaggio, è stato più forte ai rimbalzi e nelle conclusioni da fuori. Invece Venafro ha sfruttato di più il gioco in velocità ed ha cercato di recuperare con un pressing che ha dato fastidio in alcuni tratti non poco al gioco pescarese, ma comunque il vantaggio è rimasto sempre netto e la partita in favore dei pescaresi. Ora poggia palla per terra Marco Timperi, partita quindi finita sull'87-64. Gli ultimi secondi della partita vengono dedicati a salutarsi. La partita quindi si chiude prima, vengono dedicati al cosiddetto terzo tempo. E quindi Amatori Pallacanestro Pescara che vince nettamente con Dynamic Venafro col punteggio di 87-64. Grazie per l'ascolto dal Pala Elettra di Pescara, dal network La Voce dei Pescaresi.